Mongolia, una terra mistica piena di pura magia. Abbiamo fatto un video del nostro viaggio soltanto per voi, così che possiate rivivere i nostri giorni passati con sciamani, aquile, nelle steppe e nella bellezza di questo immenso paese. Cominciamo innanzitutto dal viaggio in aereo, che ci ha portato a seguire al contrario le grandi migrazioni medievali delle popolazioni turchiche. Siamo arrivati dapprima ad Istanbul, l'antica Bisanzio, e dopodiché ci siamo finalmente imbarcati sul volo che ci ha portato nella moderna capitale della Mongolia, Ulaanbaatar. Voglio dire, portiamo, perché abbiamo 8 ore di volo e a chi si stanca un po', ovviamente. Un po' dorme, un po' baia, attira l'attenzione di tutti, un po' è contenta, perché quando sta con noi è sempre contenta. È stato un lungo viaggio, ma ce l'abbiamo fatta ad arrivare sani e salvi, anche a chi che era felicissima di atterrare. Appena arrivati ci è venuto a prendere il nostro mitico Alfredo, che con il suo team di rudi autisti ci ha portato in albergo nel centro di Ulaanbaatar. E dopo un riposino velocissimo e magari una doccia, ci siamo subito addentrati nella città per la prima avventura. Ecco che già il primo pomeriggio in Mongolia ci ritroviamo a visitare alcuni dei luoghi più sacri della Mongolia moderna, gli edifici simbolo dell'antica Urga, diventata poi, dopo la rivoluzione del 1921, la moderna capitale Ulaanbaatar. Primo luogo nella lista è il monastero di Gandan, il principale monastero della Mongolia, costruito circa 300 anni fa. Dopodiché visitiamo il vecchio palazzo, o residenza d'inverno, del Bogdo Khan, l'ultimo imperatore lama tibetano della Mongolia. Al monastero abbiamo l'occasione di vedere di prima mano la origine tibetana del buddismo in Mongolia, rappresentata soprattutto da queste ruote di preghiera che alcuni di noi non esitano a far ruotare. A chi entrava da sola nel tempio? Non si può un cane entrare da solo nel tempio. Va bene che lei è un Lhasa Apso e questo è un tempio tibetano, però non si può entrare, un cane non può entrare da solo in un tempio. Già tanto se me lo fanno entrare dentro la borsa. Qui è giunto alle origini, perché lì vedi che c'è Padmasambhava Guru Rinpoche, di cui Aki è una reincarnazione delle moltissime. Di reincarnazione. Andiamo a leggere il libro tibetano dei morti, ma in una precedente incarnazione. Secondo giorno ed è già ora di lasciare la città. Ma prima di abbandonare le trafficatissime strade di Ulaanbaatar, naturalmente ci dobbiamo dedicare alla nostra buona dose di shopping. Ci addentriamo nel grandissimo mercato di Ulaanbaatar, dove si trovano cibari di tutti i tipi, aromatiche e meno, e naturalmente anche il nostro obiettivo principale, oggetti da preghiera, specchi sciamanici e naturalmente gli imperdibili tamburi, che dopo una buona dose di tira e molla sul prezzo, aiutati dal nostro instancabile Alfredo, riusciamo a comprare. Che contenta che sono! Sei contenta? Contentissima! Preso? Una delle gioie più grandi del visitare la Mongolia è certamente la sensazione che si prova
nel finalmente uscire dalla città e nell'addentrarsi nell'infinita radura che è la steppa. Mangiamo in mezzo alla steppa, chi? Così puoi correre, 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 correre all'infinito. Sei contento, amore mio? Questa felicità è rappresentata molto bene dallo sguardo felicissimo di Aki che corre per la prateria sterminata. Anzi no, forse c'è un'altra gioia immensa, che è quella di sedere ore e ore nei confortevolissimi wasiki, i nostri mitici pulmini sovietici che, dopo un breve picnic nell'aromatica steppa, ci portano fuori dalla via asfaltata e per interminabili sentieri, che i nostri autisti sanno navigare espertamente, verso la nostra nuova destinazione, il villaggio di Binder. Qui guardare fiumi, attraversare pozzanghere e saltare sopra dune di sabbia, cioè a un certo punto ti viene in mente che c'è il cioccolato 100%. Su un letto di frutti di bosco appena raccolti, bagnati di rugiada. Ecco cosa voglia Selene. Ma l'ho lasciato nella borsa grande. Un'altra macchina? Che sta su un'altra Jeep, che sta molto indietro, quindi niente, non si può mangiare niente. Bisogna solo saltare e non c'è consolazione. Ma l'importante è essere vivi. Per adesso. Ed ecco che sotto il volo delle aquile, tra greggi di pecore, di nuovo ci ritroviamo con la macchina rotta, ma i nostri mitici autisti la riparano, in men che non si dica. All'improvviso, mentre corriamo per la steppa, vediamo un immaginalista qui, uno lì, uno là, uno che scende dalla montagna e urla: ah, aspettatemi, aspettatemi! Ma io gli ho detto di contarli sempre quando partiamo. Non possiamo lasciarli in mezzo alla steppa, anche se a loro la steppa piace. Non si può lasciarli qua. Ed ecco che la strada si rende sempre più improbabile, tra salti, guadi di fiume, mentre ci addentriamo tra le montagne, in zone sempre più remote. Questa jeep che va così veloce sullo sterrato e ci fa volare e mi tocca tenere stretta qui, mi fa ricordare quando ero al liceo, Zucchi, e entravo di notte scavalcando per scrivere sui muri. C'ho la stessa sensazione. Arriviamo a Binder soltanto a notte fonda e ad accoglierci c'è uno stupendo cielo trappunto di stelle. Siamo ad un ger camp, un accampamento di yurte o ger, le dimore tradizionali dei nomadi mongoli, praticamente delle tende fatte di feltro, lana di pecora e legno, con la porta che dà sempre verso sud. Dopo cena ci mettiamo comodamente nelle nostre lussuose ger. Qualcuno di noi si dirige al lontanissimo pozzetto con la propria torcia per lavarsi i denti e subito dopo la mezzanotte, zac, si spegne il generatore d'elettricità e tutti a nanna.
Prima giornata a Binder, una giornata uggiosa, piovosa, come succede spesso in questa regione del nord della Mongolia, siamo quasi al confine con la Russia. Ed ecco che abbiamo già l'occasione di immergerci completamente nella realtà della società mongola, di vederne i colori, i sorrisi, i volti. Siamo ad un Nadam, una delle festività tradizionali mongole, che si svolge sempre nel mese di luglio e si svolge un po' in tutti in tutte le cittadine, i villaggi della Mongolia. Nel caso di Binder è interessante vedere l'influsso dell'etnia buriata, una delle tante etnie che compongono la famiglia delle lingue e delle popolazioni mongole. Costumi, canzoni, usanze hanno, sebbene svolte nella lingua Halk, la lingua della maggioranza mongola, hanno degli elementi tipici buriati. I Nadam si svolgono intorno ai tre giochi tradizionali mongoli, che sono la lotta, il tiro con l'arco e le corse a cavallo. E tra questi eventi ci sono vari discorsi ufficiali da parte delle autorità cittadine, canzoni sia moderne che tradizionali e varie altre occasioni di socializzazione, competizioni per la gioventù e anche occasioni per mangiare e divertirsi. Anche noi abbiamo l'occasione di partecipare alle festività, alcuni venditori di leccornie locali ci invitano alla loro tenda dove vendono le tradizionali frittelle ripiene di carne di manzo, abbiamo l'occasione di assaggiare anche delle piccole palline di farina fritta che vengono date dai lottatori vittoriosi dopo aver finito di gareggiare. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Adesso mangiamo finalmente, abbiamo tanta fame. E anche se alcuni di noi sono instancabili fotografi, la pioggia incessante riesce a spostarci. Fortunatamente veniamo invitati alla casa dei genitori di Soko, la nostra instancabile traduttrice dal mongolo all'italiano. Ci preparano una buonissima zuppa, a chi ha occasione di giocare con il grande cane, come si chiama Dasha il cane? Eddie, molto più grande di lei. E dopodiché partiamo alla volta del nostro primo sciamano. È buona per l'insalata, ma c'è anche in Italia e ci sarà anche da voi. Sportulaca. Sportulaca, sì. Non lo so se è bene che faccia il... che dici? Ok. Buon viaggio. Boom. Dal primo sciamano l'esperienza è subito magica. Veniamo accolti in uno stupendo grande giardino con un orto incredibile che racchiude una piccola casa rosa dalle cui finestre ci sta a guardare l'intera famiglia dello sciamano. Lo sciamano di per sé è un giovane ragazzo. Veniamo accolti dal suo aiutante Otushé, il suo fratello maggiore. Ci sediamo dapprima all'interno della yurta cerimoniale dello sciamano. Dopodiché usciamo e, radunandoci intorno al fuoco, incomincia la kamlanie, la cerimonia sacra. Attraverso un battito ipnotizzante di tamburo, lo sciamano chiama a raccolta gli spiriti dei suoi antenati, che entrano nel suo corpo.
Sebbene la seduta sciamanica consista nello sciamano e la sua comunicazione con gli spiriti, la cerimonia è comunque un tempo di comunione di un'intera comunità con i propri spiriti e i propri antenati. Per simboleggiare questo fatto, tutti i partecipanti alla cerimonia condividono il cibo degli spiriti, che in questo caso è composto da dolciumi vari. Perché quando entrano in trance bevono, quegli spiriti bevono molto questa vodka e quindi invece lui non rimane ubriaco. Loro quando vanno via portano via tutto dal corpo e invece quello perché ha bevuto, quindi deve fare pipì per far uscire questo. Rimane questo solo come l'acqua. E anche ogni tanto per il cielo, non buttare come si dice, che un po' di latte, quindi sta chiedendo che noi stiamo facendo qua un incontro, quindi non fare entrare tanta pioggia, la pioggia con tanta acqua. Questa esperienza con questo sciamano, molto giovane, ha solo 25 anni ed è diventato sciamano 12, è stato molto interessante. Ci ha raccontato che quando aveva 12 anni ha incominciato a vedere gli spiriti, a entrare in contatto con la dimensione spirituale. Allora i suoi genitori l'hanno portato da diversi sciamani finché lui ha trovato il suo maestro, che gli ha insegnato tutto quello che sa oggi. Gli abbiamo fatto questa domanda: qual è la cosa più importante che il tuo maestro ti ha insegnato? E lui ci ha risposto: l'amore per la natura. E oggi lui opera come sciamano all'interno della sua comunità, come sciamano nero, perché gli sciamani si dividono in sciamani bianchi e sciamani neri, e non c'è, voglio dire, non è niente di negativo essere sciamano nero, anzi è lo sciamano più potente, in verità è quello che fa i riti più potenti. E lui ha fatto questi rituali per noi davvero bellissimi, in cui ha evocato degli spiriti diversi, non solo uno, cambiandosi il costume sciamanico ogni volta che rappresentava uno spirito diverso. Ha parlato con diversi di noi e tutti hanno avuto delle esperienze molto belle con lui, per cui siamo molto contenti di averlo incontrato, conosciuto. Lo sciamanismo qui in Mongolia è una realtà molto molto sentita e adesso anzi sta tornando nel cuore della gente, per cui addirittura le vocazioni sciamaniche aumentano gli sciamani, perché sta proprio ritornando nel cuore della gente questo modo di sentire. Ed è una cosa positiva, perché in fondo è un modo di sentire che riavvicina l'essere umano alla natura. Lo sciamanismo è rispetto per la natura. Lo sciamanismo non mette al centro l'uomo, al centro dell'universo, ma tutta la natura, l'uomo e la natura, l'uomo con la natura insieme. E quindi credo che questo ritorno dello spirito sciamanico sia una cosa molto sana. Allora, è stato molto emozionante trovarmi al cospetto dello sciamano. Ho chiesto lui come posso un consiglio su come poter aiutare gli altri ad avvicinarsi alla natura, ma come anima, come spirito, non come oggetto. E lui mi ha detto che era molto contento di questa domanda e ha detto che negli ultimi anni c'è un grande cambiamento nelle persone e mi ha detto che non c'era neanche bisogno fondamentalmente di farla, perché io sono già questo, mi ha detto. Quindi mi sono emozionato e tra l'altro lo voglio dire, e sono parole che già Selene mi aveva detto.
stato, quindi ci tengo a dirlo perché mi ha emozionato questa cosa. Comunque è un'esperienza meravigliosa e credo veramente che ci sia un gran bisogno di avvicinarsi all'anima. Ecco. È l'ultimo giorno a Binder e ci viene data l'occasione di avere un ultimo scorcio del Nadam locale. Oggi è il turno dei lottatori di lotta mongola. Ma prima di lasciare il paese abbiamo un ultimo incontro con uno sciamano locale. Si tratta di uno sciamano buriato. Ecco che dal primo momento giunti alla sua abitazione comprendiamo che la Kamlani, la cerimonia sciamanica, è innanzitutto una performance, uno spettacolo, un avvenimento atto a creare profonde emozioni. Ebbene sì, perché sono proprio le emozioni a servire come fonte di contatto con gli spiriti, un portale verso l'anima. Come ogni performance, una cerimonia, una kamlani di uno sciamano specifico può o non avere successo, avere un impatto emotivo efficace. Possiamo dire che per una buona parte di noi questo specifico sciamano ha un impatto emotivo abbastanza negativo. Arriviamo alla sua abitazione e ci viene offerto lo spettacolo di una pecora legata ad un palo, terrorizzata. Ci viene spiegato che la pecora sta per essere uccisa tra pochi minuti come offerta cerimoniale agli spiriti. Dopo un po' di tempo che passiamo fuori dal recinto, ci viene data la possibilità di entrare nella yurta cerimoniale dello sciamano. Mentre la pecora viene spellata, lo sciamano con sue due aiutanti francesi incomincia una cerimonia interrotta varie volte perché lo sciamano deve uscire ed assicurarsi che i suoi aiutanti stiano preparando correttamente la pecora e per indovinare il futuro guardando gli organi interni dell'animale sacrificale. Come per esprimere i nostri sentimenti di disgusto e sconcerto dinanzi alla pecora sacrificata, appena entriamo nella yurta cerimoniale e lo sciamano incomincia a suonare ipnoticamente il suo tamburo, incomincia una tempesta scrosciante con tuoni e fulmini e un'acqua che entra da ogni poro della tenda. Dopo un'esperienza emotivamente intensa, ritorniamo al nostro campo base, mangiamo qualcosa e ci riposiamo. Il giorno dopo lasciamo la cittadina di Binder e ci inoltriamo per una strada sempre più improbabile attraverso le montagne dell'estremo nord della Mongolia. L'obiettivo è di raggiungere un'altra cerimonia sciamanica a cui siamo stati invitati, dispersa in un qualche campo. In una natura incontaminata ci fermiamo per un pranzo al sacco veloce prima di raggiungere una bellissima foresta di betulle dove stanno incominciando a radunarsi alcune famiglie del luogo. Avvicinandoci incontriamo dei giovani che ci spiegano di essere venuti da Ulaanbaatar per raggiungere i propri nonni e zii qui in campagna ed assistere, tra altre cose, ad una cerimonia organizzata per la comunità locale. Ecco che scopriamo un'altra dimensione dello sciamanismo mongolo. Le cerimonie sciamaniche
sono un'occasione per le famiglie di riunirsi. Ci scalda il cuore vedere questo forte senso di comunità, vecchi e giovani, uno vicini all'altro, per assistere a questa pratica cerimoniale di conversazione con gli spiriti, tramandata da infinite generazioni. La cerimonia porta insieme un vecchio sciamano del luogo e il suo apprendista, un giovane sciamano di Ulaanbaatar, ma che ha origini in questa regione popolata principalmente da buriati. Insieme incominciano ad intonare il tamburo, fino ad entrare in uno stato di estasi e trasmettere il messaggio del loro spirito. La grande cerimonia delle famiglie e della comunità del villaggio locale termina con un momento di guarigione e purificazione. Tutta la comunità si mette in fila per poter ricevere dal giovane sciamano un vero e proprio sputo sul petto, sulle gambe o su qualsiasi parte del corpo che ognuno sente di dover migliorare. Lo sciamano sorseggia una bevanda composta di acqua e rami di betulla sulla quale è stata condotta la cerimonia sciamanica. Questa specie di acqua benedetta trasmette la potenza degli spiriti e porta alla guarigione. Anche a chi non perde l'occasione per essere purificata dai solari spiriti del luogo. Con questa giornata magica siamo arrivati alla metà del nostro grande viaggio di trasformazione sciamanica. Rimanete sintonizzati e seguiteci presto per altri